Ciao ragazzi, sono Michele, sono contento che e anche un po' emozionato di insomma caricare il mio primo video sul canale. Sono un grande appassionato di calcio e soprattutto dei colori rossoneri del Milan. Noi ragazzi milanisti penso che il 2017 lo salutiamo molto felicemente perché grandi soddisfazioni non ne abbiamo avute. Perlomeno l'abbiamo chiuso in maniera dignitosa, abbiamo Scutroni sono portati in semifinale di Coppa Italia e non abbiamo perso a Firenze, che al giorno d'oggi, per come siamo messi, è tanta tanta roba. Speriamo che il 2018 inizi in maniera migliore, partendo dalla partita della Befana contro il Crotone. E ragazzi, spero di sbagliarmi, è un periodo che mi frulla in testa i paragoni con la stagione 97-98, e fino ad oggi il paragone ci starebbe anche. Arrivammo a quell'annata decimi dopo un calciomercato altisonante come questa stagione. Arrivarono un mix di nazionali e giovani, arrivò Zighe, Ba, Kluivert, tornò Donadoni, arrivò Taibi. Arrivarono le aspettative, erano altre, poi si rivelò un flop e arrivammo decimi. Al momento il paragone calza perché anche ora siamo decimi, siamo a metà campionato, speriamo di non finire di nuovo come quella stagione. È il mese del calciomercato, si parla di un sostituto, di un vice che sì, che avrà bisogno di rifiatare. Io mi sarei tenuto Kuzka, che l'anno scorso aveva dato il suo contributo, purtroppo l'abbiamo dato via. Non fatemi pensare a Cristante, per quanto sta rendendo bene con l'Atalanta, svenduto per 6 milioni. E il sogno sarebbe anche un De Lofeu alla sinistra, ma il Barcellona non so se se ne priverà o comunque se ce lo concederà di nuovo. Per quanto riguarda un occhio sui ragazzi, sulla squadra, sono contento dell'esplosione di Cutrone, si parla di un Andrea Conti che sta bruciando le tappe, che sembra torni disponibile, insomma, torni verso i primi di febbraio. Sono contento perché spinge come un ossesso quel ragazzo a grandissima gamba. Susi e Bonaventura si confermano un po' sempre le garanzie, i migliori, come l'anno scorso. E certo, è certo che da gente che io considero certezze per il campionato italiano come Bonucci, Biglia e Kalinic, mi sarei aspettato molto di più. E finora abbiamo visto molto poco. Che dire ragazzi, questo è un video di presentazione, sono appassionato di calcio anche in generale, stasera c'è Juve-Torino di Coppa Italia, vedrò di portarvi un contenuto anche su questa partita, quindi a presto con un nuovo video e sempre forza Milan. Ciao ragazzi!